Partite immediatamente, Visconte! Partite!
presenza anche quando ne avevate bisogno. È la vostra fortuna, Visconte. La vostra fortuna. E che nella stessa tra un odio eterno ed un'eccessiva indulgenza, io abbia scelto la mia benevolenza. La signora de Volange, da marito sua figlia, è un gran segreto. A me l'ha confidato ieri. E la scelta è caduta su Jacco. Facciamoli credere che sia uno sciocco. E se foste voi ad educare la bambina, del resto, merita tutte le vostre attenzioni. È un bozzolo di rosa. Ha 15 anni e ha certi sguardi di sconte. Certi sguardi che lasciano proprio ben sperare. E soprattutto sono io a raccomandarla. Quindi, questo deve bastare per eseguire i miei ordini. Devo dire che i vostri ordini intrigano. Il modo in cui li date è altrettanto amabile. Non è la prima volta che rimpiango di non essere più il vostro schiavo. Ma ben altri intrighi ci sollecitano. Il nostro destino è la conquista. Lo dobbiamo seguire. Conoscete la presidentessa del Trudeau? L'abbandono del suo indice. Ecco, com'è incantevole. E grazie al caldo che ci opprime e al vestito di seta, ho potuto scorgere le snelle rotondità delle sue forme. Dicono che il suo viso sia inespressivo. Ma cosa può essere espressivo, visto che nulla parla al suo cuore? Ma dovreste vedere come nella follia di certi giochi vi è l'immagine di una gaietta sincera e franca. Ieri siamo andati a passeggio io e lei e dovevamo trovarci a conoscendo. Ovviamente è inutile dirvi che nulla era stato dato al caso. Conoscete le mie doti di stratega? Così la povera pudibonda si è dovuta affidare sua malgrado le mie dolci mani. Perciò ho preso dalle mie braccia quella donna modesta e moderata, due volte, devo dire. E con la corta goffaggine mi sono impossessato di lei. Ha premuto il suo petto contro il mio. E per un solo istante, ho sentito il suo cuore battere più in fretta. Sia per quanto riguarda la mia generosità che per quanto riguarda la mia depravazione.
L'unico mio problema, madama, è un piccolo problema. E questo problema sicuramente è a livello caratteriale. Non vedo come ci sia di debole in un atto così caritatevole. Avete ragione. Ma purtroppo io nella vita non ho fatto altro che frequentare persone che mi portavano sulla cattiva strada. Mi influenzavano negativamente. Ma madama, questa mattina io ho sentito una frequenza opposta alla solita, diversa. E questa frequenza positiva eravate voi. Monsieur! Madama, scusate, avete ragione. Forse non vi dovevo dire queste cose. Però io vi amo. Vi adoro. Vi prego, aiutatemi. Aiutatemi, vi prego. Sono così infelice. Ma perché? Speravo almeno di poter contare sul vostro rispetto. Io ve lo do, rispetto, ve lo do. Se è così, allora dimenticate tutto. Non dite un'altra parola. Mi avete profondamente offesa. È imperdonabile. C'è una cosa che vorrei che voi facesse. Ditemi tutto, vi ascolto. Ma non so come possiate aiutarmi. Vi prego, insisto, ditemi. Va bene. Ecco. Io vorrei che voi lasciaste questa casa. Ma io non ne trovo il motivo. No? Che strano. Eppure la vostra vita lo spiega molto bene. Avete ragione, madame. Io non riesco a dirvi di no. Però mi dovete fare un favore. Mi dovete dare almeno un preavviso. 24 ore, devo avvisare mia zia. Grazie. Me ne sono molto grata. Ah, madame. Azzarderò a chiedervi un favore in cambio. Devo dire che vedete valore la vostra generosa offerta. Servendovene così, come merce di scambio. Vi chiedo il permesso di scrivervi. Se possibile, madama, che voi rispondiate alle mie lettere, gentilmente. Non so se una corrispondenza con voi è una cosa che una dama d'onore può permettere. Madama, cosa devo fare per avere? Cosa posso dirvi? Quale opportunità, quantomeno lecita? Non può
Convencemi. Potrò avere tutte le sue lettere. Potrò vederlo tutte le volte che voglio. Sì. Lui parlerà di te. Sarà il modo in cui possiamo incontrare. Ma ti devi fidare di lui. Siete fuggito da casa di mia zia a piedi della notte. Vi
rifiutate di leggere le mie lettere, addirittura di scegliere. Sono certa che voi comprenderete meglio di quanto le vostre parole dimostrano. La mia vita non ha più valore da quando voi rifiutate di farla bella. Tutto quello che volevo da voi, signora, da questo incontro, era avere il vostro perdono per il male che voi crediate che vi abbia fatto. E solamente voglio avere il vostro perdono per me per passare gli ultimi giorni della mia vita con un po' di pace in terra. Io non posso! Io non potevo! Ero per il mio dovere di donna! Ma che succede da me? Dovevo farlo. Dovete stare lontano da me. Per sé. Troverete che la vostra decisione di tenermi separato da voi sarà un successo superiore ai vostri sogni più audaci. La mia decisione è stata quella... È al servizio della mia disperazione! Io sono infelice a causa vostra! Io non ho mai voluto la vostra infelicità! Come posso essere felice se non posso farne? Io vi amo, vi amo! Ogni mio controllo.